Buonasera a tutti, fratelli nerazzurri e non, benvenuti nel canale del Bauscia Neroblu Sergio Sarugeri. Eh sì, ho un tono un po' così perché, un periodo che non te ne va mai bene una, però non piangiamo, cerchiamo comunque di stringerci a riccio e non fare mancare mai l'affetto ai ragazzi, l'affetto alla nostra squadra perché. Dai, oggi è stata una partita veramente allucinante. Ve la spiego in 2 minuti perché è un primo tempo veramente bloccato, dove comunque l'Inter era ordinata, non aveva sbagliato niente, però poco pericolosa, con un Sanchez preferito a Lautaro Martinez dal primo minuto, con un Garmiano, scusatemi, ma mi è venuto su ancora il risultato del derby. Con un Darmian a destra al posto di un Hakimi che è risultato positivo, è proprio, non c'è mai limite al peggio, no? per quanto riguarda comunque la sfortuna, che è una parola che non mi piace, però comunque è veramente un lazzaretto. Hakimi, giocatore determinante, sostituito da Darmian molto bene, devo dire molto bene. Poi veniamo ai singoli, però mi è piaciuto molto Darmian, un Sanchez preferito a un Lautaro Martinez, la stessa difesa di sabato contro il Milan, un centrocampo con Barella e Vidal, con un Eriksen dietro alle due punte Sanchez e Luca Cone, e a sinistra ahimè Perisic. Sì, avete capito bene, ahimè Perisic. E purtroppo l'ho dovuto vedere anche stasera. Un primo tempo che dicevo che niente, è terminato 0-0, poco da dire se non un'incursione di Lukaku, però comunque un Inter che ha tenuto il pallino del gioco, un Inter che ha tenuto il possesso palla, un Borussia Dortmund che per tutto il primo tempo non ha mai tirato in porta, mai, non pervenuti, non pervenuti. Parte il secondo tempo subito con un cambio con Lautaro per Sanchez. Sanchez che non ha fatto malissimo, però comunque non giocava vicino a Lukaku e non si accentrava. Come invece sa fare molto bene Lautaro Martinez, l'Inter alza un attimino subito il ritmo, tiene il ritmo alto subito inizio primo tempo e arriva subito il gol. Probabilmente anche per il fatto che Lautaro Martinez dà più centralità rispetto a Sanchez e alzando comunque il ritmo del gioco, alzando un attimino il pressing, è venuta subito un'occasione da una palla che si è trovato Lukaku in aria e prontamente da rapace, d'area di rigore, che lui non è propriamente, però va a fare l'1-0. E poi succede l'incredibile perché prendiamo il gol dell'1-1 in che maniera? Su un rigore per un'ingenuità pazzesca del numero 22 del signor Vidal che senza motivo atterra Thuram, se non sbaglio, sì, in aria, però era defilato, la difesa nostra era tutta coperta, attentissima fino a quel minuto lì, non abbiamo rischiato nulla, ricordiamo minuto 66 e quindi provengono subito all'1-1. Poi l'Inter va vicino in un paio di occasioni al gol, molto bene, tutto quanto, e arriva il 2-1 loro e non si capisce come, perché praticamente questi hanno fatto due gol su due non azioni. Non ho mai visto due gol del genere, non ho mai visto due gol del genere. Altra ingenuità di Vidal, che pensa che sia fuori gioco, invece sembra che per una questione millimetrica il giocatore era in gioco, perché Vidal cosa fa? Pensa che è fuori gioco, si ferma e poi questi qua erano uno contro uno, ha fatto il gol del 2-1, praticamente il primo tiro in porta che hanno fatto. Però per fortuna l'Inter non si scompone, questo è un aspetto che mi è piaciuto molto e perveniamo subito al pareggio con Lukaku su un calcio d'angolo battuto magistralmente da Kolarov. Prima bisogna dire che ha un Perisic inguardabile, veramente inguardabile. È subentrato Bastoncino, è subentrato il mio Bastoncino, quanto mi è mancato, e al posto di Eriksen è entrato Brozovic, ecco, per gli ultimi scampoli di partita, per gli ultimi 14 minuti più o meno. Diciamo che
È surreale come si sono presi quei due gol lì. Perché? Perché il giocatore, uno dei giocatori che ci deve dare esperienza, ha fatto due ingenuità. E quindi è praticamente lo stesso tipo di amnesie, anche se diverse, ma come comunque casistica, che ha compiuto Kolarov contro il Milan, le ha compiute Vidal contro il Borussia Dortmund. Incredibile, solo che contro il Milan primo tempo abbiamo sofferto, qua questi non sono mai, ma mai, ma mai, non sono stati pericolosi, ma mai pervenuti. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, bisogna fare così ragazzi perché piangere non serve a niente e comunque è positivo che abbiamo riacciuffato quantomeno la partita perché c'era anche il rischio di perdere, attenzione, c'era anche il rischio di perdere. Ricordiamo che prima del gol loro, se non erro, sì, appena prima del gol loro, che definirlo gol è veramente allucinante, Lautaro Martinez prende un palo su un'azione pazzesca, su un tiro pazzesco, quindi anche un attimino di ironia, però comunque diciamo che, ecco, meglio concentrare le partite negative tutte qua, sperando che poi arrivi la discesa. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno perché la notizia di Hakimi positivo veramente mi sono toccato i maroni, anzi me li sono sgranocchiati ben bene, ma Darmian non dico che non l'ha fatto rimpiangere perché è il terzino più forte che c'è in giro, quindi chiunque giochi al posto suo lo fa rimpiangere. Però ha giocato veramente molto bene, Darmian mi è piaciuto veramente tanto, è già inserito negli schemi, sa già cosa fare, buona corsa, va tra l'altro anche vicino al gol molto bene. Alla difesa non li sono può imputare nessun tipo di colpa, anche perché comunque sia il rigore che il gol del 2-1 loro è arrivato su due ingenuità di Vidal. È pazzesco e io penso che nell'arco di campionato ingenuità del genere Vidal non le commetterà mai più nella vita, ma come mai nella vita gli è capitato di incappare in due infortuni del genere? È il caso, ragazzi, è il caso, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo recuperato. Nel girone Real Madrid, a sorpresa, ha perso in casa contro lo Shakhtar Donetsk, quindi era fondamentale vincere stasera. Però io l'ho ripetuto, tutti davano per girone più facile rispetto all'anno scorso, ecco, diciamo che abbiamo iniziato nella stessa maniera dell'anno scorso e diciamo che il Borussia Mönchengladbach è poca roba, è veramente poca roba. È un pizzichino superiore allo Slavia Praga, ma più o meno la caratura è quella, però comunque è un girone molto simile all'anno scorso. Un pelino meno perché lo Shakhtar è più debole del Borussia Dortmund, però adesso in questo periodo incontrare lo Shakhtar prima comunque di Natale è sempre pericoloso perché hanno sempre comunque quel ritmo in più perché i campionati iniziano prima, però quest'anno bene o male insomma, le soste sono state quelle, quindi poi dentro non si è fermata neanche tanto, quindi non ci dovrebbe essere questa grandissima differenza come gli anni scorsi dove all'inizio del cammino europeo se incontravi una squadra comunque di quei paesi facevi fatica, poi dopo gennaio si spegnevano e non c'era la trippa per gatti. Comunque ragazzi, non lo so, a me mancano le parole, questa sera è difficilissimo farvi il video perché veramente, io lo sapete, no? Ho fatto tutti i video, tutte le varie live dopo il derby, dicendovi ragazzi, non guardiamo assolutamente, non parliamo di sfortuna perché mi incazzo. È un po' di sfiga stasera, si può dire che l'abbiamo avuta, perché non ho mai visto una partita dove comunque non subisci neanche un tiro e prendi due gol. Non subisci neanche un tiro e prendi due gol. Com'è possibile? Uno, un rigore su un'ingenuità mai vista in una zona di campo proprio. Sì, era nell'aria, però non andavano da nessuna parte. E poi c'è cioè, un errore di valutazione, che poi è anche lì, errore di valutazione. Tu comunque non ti devi fermare, Vidal, ma che cacchio hai fatto? Non ti devi assolutamente fermare. Anche perché mi dispiace perché aveva fatto un primo tempo magistrale. Poi Barellino, anche lui molto bene. Eriksen mi è piaciuto perché Eriksen mi è piaciuto questa sera, mi è piaciuto. Io mi aspetto sempre qualcosa in più. Però
però mi è piaciuto. Mi sono piaciuti più o meno tutti. Chi non mi è piaciuto? Perisic. Perisic è impresentabile, irritante, sembra svogliato, torna quando vuole lui, a intermittenza. Quando decide di tornare, torna. Stasera c'era poco da tornare perché loro nella nostra metà campo si sono visti 2 volte. Ragazzi, io vi saluto, commentate il video, fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, su con il morale, su con il morale, perché deprimersi non serve assolutamente a nulla. Stringiamoci intorno alla squadra, facciamoli sentire l'affetto ai ragazzi, che comunque anche oggi ce l'ha messa tutta, ce l'ha messa tutta. Ecco, una chiosa finale per Luca Cone. Luca Cone, sei un gigante, Luca Cone, sei un campione vero, io ti adoro. Una doppietta che corona la solita prova di Luca Cone. Lo sai, Luca Cone, ogni partita si dicono sempre le stesse cose. Perché? Perché segna quasi tutte le partite e è determinante in tutte le partite. Quindi, Luca Cone, te vuoi bene. Ragazzi, io vi saluto. Buonanotte di Milano, il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Ciao a tutti, forza Inter, sempre.